Benvenuti da Mac 21 nel video di presentazione Masterclass 4.3 Tecniche di Unwraps. All'interno di questo Masterclass noi inizieremo la lezione con l'analisi delle relazioni tra oggetti con basso contenuto di poligoni, come questo, ed oggetti che poi saranno sottoposti ad un meshmut e quindi saranno processati con un alto numero di poligoni. Osserveremo come unwrap si relaziona in questa situazione, quindi vedremo come evitare problemi di deformazione che si possono generare quando introduciamo il modificatore meshmut, come risolvere questi problemi di deformazione. Il Masters prosegue con l'analisi di uno strumento molto potente all'interno di Unwrap, e vale a dire il PELT. Il PELT è uno strumento che viene usato molto in ambito organico, quindi per creare il mapping di elementi organici ed evitare le deformazioni per questi tipi di casistiche, e osserveremo tutte le caratteristiche di PELT. Parlando di PELT, parleremo di tutte le opzioni relative ai SEAMS, che sono i tagli che sono inseriti all'interno di questo oggetto, e poi osserveremo come PELT gestisce la sua interfaccia e tutte le opzioni che sono disponibili all'interno del PELT. Quindi noi faremo dei test relativi a PELT per generare le coordinate di mappings del personaggio. Osserveremo tutta quest'area e tutte queste opzioni che sono inserite all'interno di PELT. Vedremo quali sono i pro, quali sono i contro e che cosa genera il PELT e come gestire poi le coordinate che noi generiamo all'interno di PELT in un programma di fotoritocco. Quindi, come nel Masters precedente, lo strumento di PELT sarà utilizzato molto per anche le casistiche dei vegetali, quindi osserveremo come è possibile generare un texturing di un tronco, ad esempio di questo albero, e come gestire il pelt sui rami dell'albero per creare la corretta distribuzione della texture su questi rami. Senza l'utilizzo di Unwrap questo sarebbe il risultato, senza l'utilizzo appunto del PELT, quindi queste textures sarebbero distorte all'interno di Unwrap. Poi, come sempre, utilizzeremo i modificatori Meshmut per aumentare il dettaglio sull'oggetto. Quindi, come utilizzare il PELT di Unwrap su oggetti di questo tipo. Il Masterclass prosegue con l'analisi di spline. Spline è un'altra metodologia di mapping, è utilizzata moltissimo per quanto riguarda sia gli ambiti organici, per cui per tutti gli oggetti che presentano delle curve di questo tipo, ma anche per oggetti architettonici. Io ho scelto un esempio di una strada tipo sopraelevata, quindi abbiamo questo problema di texturing da gestire per non creare le deformazioni sia sull'asfalto della strada e sia sulle parti sottostanti, e stesso discorso per quanto riguarda la galleria degli oggetti. Quindi utilizzeremo questa tecnica, la tecnica dello spline. All'interno della tecnica dello spline noi osserveremo quali sono tutti i parametri disponibili per varie tipologie di spline mapping, perché sono presenti due tipologie distinte. Il risultato finale sarà questo. Qui abbiamo lo spaccato di questa strada e la particolarità sarà la possibilità di avere un texturing, se lo vedremo all'interno poi dell'area di edit come si comporterà, e evitando le deformazioni in tutta l'area, quindi abbiamo una corretta ripetizione della texture sia nelle parti sottostanti, per questo motivo ornamentale è simile ad un cemento, e poi avremo anche la texture dell'asfalto che viene ripetuta
correttamente senza deformazioni sulla strada. Stesso discorso per quanto riguarda la galleria. Anche all'interno della galleria potremo osservare come è stato inserita la texture nella parte soprastante e nella parte sottostante senza le deformazioni. Il Masters si conclude con l'analisi di altri semplici modificatori relativi al mapping e sono relativi alla proprietà di deformazione dell'oggetto mantenendo quelle che sono le proprietà di mapping, quindi per non deformare le texture che sono applicati ad esempio a questi semplici oggetti che sono dei parallelepipedi che rappresentano dei palazzi. Io vi ringrazio e vi auguro buona visione. Saluti da Mac21.